non si è risparmiato. Due vecchi che si amano. De Luca, ha ragione il procuratore capo di Torino quando paventa il terrorismo notav? Caselli esagera. E forse esagera, ma in macchina i due ragazzi arrestati avevano caricato molotov. Sì, pericoloso materiale da ferramento. Proprio quello che normalmente viene dato in dotazione ai terroristi. Mi spiego meglio, la TAV va sabotata. Ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti. Nessun terrorismo. E dunque sabotaggi e vandalismi sono leciti? Sono necessari per far comprendere che la TAV è un'opera nociva e inutile. E sono leciti anche quando colpiscono aziende che lavorano per l'alta velocità, chiusa per i continui danneggiamenti? Non si rischia un conflitto tra lavoratori e valligiani? La TAV non si farà, è molto semplice. La posizione è chiara, ma è antitetica a quella presa dal governo? Non è una decisione politica, bensì una decisione presa dalle banche e da coloro che devono lucrare a danno della vita e della salute di un'intera valle. La politica ha semplicemente e servilmente dato il via libera. Di questo passo, afferma Caselli, arriveremo al terrorismo. Lei invece quale soluzione propone? Non so cosa potrà succedere. Mi arrogo però una profezia. La TAV non verrà mai costruita. Ora l'intera valle è militarizzata. L'esercito presidia i cantieri, mentre i residenti devono esibire i documenti se vogliono andare a lavorare la vigna. Hanno fallito i tavoli del governo, hanno fallito le mediazioni. Il sabotaggio è l'unica alternativa. E politicamente come si risolve? Arriverà un governo che prenderà atto dell'evidenza. La valle non vuole i cantieri. E finalmente darà l'ordine alle truppe di tornare a casa. Questa è l'intervista per la quale Henry De Luca, che non è un mio amico, non è una persona che conosco, se la devo dire tutta, non è neanche uno dei miei scrittori preferiti, anzi ho letto pochissimo di Henry De Luca, ma sarà una mia colpa, una mia mancanza. Questa è l'intervista, dicevo, per la quale domani inizierà il processo Henry De Luca. La serata di questa sera, che si sta svolgendo a Diamante, come in tante altre piazze d'Italia e d'Europa, non è soltanto una serata per Henry De Luca, ma è una serata per la libertà di informazione, del diritto
ad esprimersi, come sancisce la Costituzione, come sancisce la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ed è una serata che l'Associazione Diamanti alla Grande Bellezza ha voluto come sua prima uscita ufficiale, perché il tema della libertà di espressione, che è la madre di tutte le libertà, secondo me è un tema molto importante, soprattutto al sud, soprattutto in Calabria. Abbiamo visto di recente anche situazioni che hanno portato alla chiusura di giornali, situazioni dove le ingerenze sono molto forti, in una terra dove si parla poco e quando si parla magari si parla per partito preso e non con spirito critico. E allora il messaggio che vuole partire da questa piazza di Diamante è proprio questo, di avere una libertà che non sia soltanto una libertà di esprimersi tanto per, ma una libertà di esprimersi in favore di dei valori, perché come dicevo prima Henry De Luca non è un mio amico, non lo conosco, però è chiaro che se ognuno di noi può esprimersi, può confrontarsi, può sbagliare nell'esprimere una sua opinione, è chiaro pure che non per questo debba essere in qualche modo tacciato di essere un terrorista o un sovvertitore dell'ordine costituito. Vi voglio leggere, perché ricordo a me stesso e a voi, una frase di un celebre film di Nanni Moretti, che lui ripeteva all'infinito: le parole sono importanti. Come viene descritta la parola sabotare dal dizionario? Compiere atti di sabotaggio, distruggere o deteriorare gravemente edifici e impianti, opere e servizi militari, intralciare gli spostamenti e i rifornimenti di truppe nemiche, impedire o limitare il funzionamento dei servizi pubblici come azione di lotta o di rappresaglia economica, politica o militare, oppure intralciare la realizzazione di qualche cosa o fare in modo che un disegno, un progetto altrui non abbia successo. Ecco, forse questa seconda accezione è quella più azzeccata al tipo di sabotaggio che viene imputato a Henry De Luca per la sua intervista. Abbiamo visto perché Henry De Luca intende con la sua intervista sabotare l'opera della TAV, che è lontana da noi tantissimi chilometri, ma che rappresenta forse in questo periodo lo specchio di quello che succede tra politica e poteri più o meno forti ed economici. La serata di questa sera, intanto qualche primo ringraziamento, ma poi li faremo tutti alla fine, gli operatori dell'informazione, i colleghi, soprattutto Gal News, che ci dà la possibilità di essere in diretta streaming in questo momento, quindi potenzialmente siamo seguiti in tutto il mondo con una operazione culturale, mi piace chiamarla così, che come dicevo prima è in tutta Italia. Una serata che alternerà musica, interventi dal pubblico, che abbiamo già in qualche modo messo in scaletta per cercare di essere abbastanza serrati, e testimonianze che ci sono pervenute da altri amici che non sono con noi fisicamente ma che lo sono con lo spirito e che sono voluti essere appunto presenti con questi messaggi. Detto questo, io direi di fare un grande applauso al primo gruppo che si esibirà questa sera, che sono i Masentango, che invito ad occupare la loro postazione. Partiremo però nel frattempo che loro si accomodano, con un video che in effetti li riguarda direttamente, adesso vedrete perché, e poi lasciamo a loro lo spazio che meritano con la loro musica. Sono Salvatore Gaudiruccio, Sasa Calabrese e Fabrizio Le Fauci.
abbattute dal vento che scavalca il Vomero e San Martino e passa sopra Monte di Dio prima di strofinare il mare. Aspetto che sale Maria, mi alleno e guardo il cielo per trovare un bersaglio. Lancerò il boomerang chiudendo l'occhio buono e aprendo il cecatiello che può fissare il lontano senza lacrimare. Poi con Maria ci mettiamo a scorrere col naso in aria la stellata. Lei dice che è un coperchio, io dico che è una rete. Ogni stella è un nudo. Lei dice che noi ci stiamo sotto, io dico che siamo alla stessa altezza. Pure noi della terra siamo galleggianti in cielo come le boe. Thank you.
Io questa sera prenderò in prestito le parole di tanti autori, più bravi di me ovviamente, che hanno parlato di libertà in vari modi. Oltre a ringraziare il Masentango, facciamo man mano i ringraziamenti, ringraziamo anche il Knockout che ci dà il supporto anche tecnico per alcuni versi. E allora citiamo Voltaire: disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo. Proseguiamo con la musica. C'è. Ah, no, okay. Buonasera a tutti, ovviamente noi siamo il Masentango e siamo onoratissimi di essere qui per a supporto di una persona, di uno scrittore cui noi teniamo molto e soprattutto generale, quindi per difendere la libertà di parola, quindi la libertà, l'articolo 21, ognuno può scrivere e dire quello che vuole in realtà. E noi difendiamo proprio questo. E facciamo gli ultimi due brani e ne facciamo uno particolare, perché in realtà leggendo un libro di Harry dal titolo Tre cavalli, in cui lui dice tre cavalli in realtà è l'età che vive un uomo, solitamente un uomo vive l'età che vivono tre cavalli, e in questo libro parla proprio di una storia di un uomo italiano che si innamora in Argentina e ritrova, va a Buenos Aires per ritrovare la sua donna, e in realtà questa sua donna non c'è più perché era stata presa dall'esercito. Ricordate bene quel periodo molto brutto, la storia molto brutta dell'Argentina, del periodo quindi della dittatura con il dittatore Videla, e che uccise, pensate bene, più di 30.000 persone in Argentina. Ecco, noi nel nostro piccolo e ultimo lavoro che abbiamo fatto proprio con l'etichetta di Sergio Gimigliano, che è qua, che è la Picaton Records, a cui farei un applauso per aver creduto in noi. Nel nostro piccolo abbiamo voluto dedicare a questa gente che ha un nome, si chiamano Desaparecidos, che in spagnolo, in italiano vuol dire proprio dispersi, e quindi facciamo ascoltare questo brano originale. E chiuderemo con un brano che si intitola Viaggio, che è quello che vi auguriamo di fare sempre, di viaggiare con la mente, con le parole, di non essere mai chiusi, e nessuno mai potrà tapparci la bocca, ognuno può dire quello che vuole. Vi presento chi è stato con noi: Salvatore Cauterucci alla fisarmonica. Sono abituato a presentarlo alla batteria, questa sera e così. Fabrizio La Fauci al caon. Si è saltato la presa al passo. Vi lascio con questa frase di Harry che dice: la musica è come il sale, conserva meglio. Thank you.
Thank you.
Abramo e Isacco erano gli scavatori di pozzi. Il segno che erano della loro benedizione era che trovavano continuamente l'acqua, quindi quello era un segno che erano assistiti dalla buona volontà della divinità. Anche io ho scavato un pozzo per l'acqua, qui sul campo, e ho visto zampillare l'acqua uscire dal fondo della terra. Al cinema si vedono quelle persone che vedono sgorgare il petrolio, insomma, e fanno la baldoria intorno al pozzo nuovo di petrolio. Ecco, quelli festeggiano la loro ricchezza personale. Ma uno che fa spuntare acqua dal suolo sta aggiungendo ricchezza al mondo. Quest'acqua, l'acqua che vedevo spuntare fuori, che subito si incanalava e trovava la via, sarebbe diventata nuvola, si sarebbe collegata, raggiunto altre acque. Insomma, apparteneva al mondo. Avevo quella fierezza e quella allegria di avere contribuito alla ricchezza del mondo in quel modo, non alla mia personale. Vogliono privatizzare l'acqua, ma chi vuole privatizzare l'acqua dovrebbe dimostrare di essere il padrone anche delle nuvole, della pioggia, della neve, dei ghiacciai, dell'arcobaleno. Quando un'assemblea vota la proprietà privata dell'acqua, sta facendo un'azione da banditi, si sta spartendo un bottino che non è suo, che appartiene alla specie umana, al mondo e alla vita. Dunque penso che chi metterà mano a quel furto dell'acqua, sarà perseguitato dall'acqua. Chi la sparge sarà disperso dall'acqua e sparso, chi la spreca sarà sprecato, e chi se ne approfitta e chi se ne appropria perderà
la sua proprietà. Questa è una passeggiata con Amos Oz, uno scrittore israeliano. Lungo le mura esterne di Gerusalemme, dove prima del 67 passava il confine e le armi da fuoco cercavano corpi da abbattere, andiamo, e mi accenna le pietre che pesano piombo. È un limpido mattino di febbraio. Non parliamo di sangue, invece di acqua. Racconto il pozzo scavato sul mio campo, la felicità del primo getto sparso sul terreno, acqua divisa tra gli alberi e l'uso di casa, poca, dosata e resa, non fare che si sciupi. Lui ricorda quella per lavarsi i denti, dopo l'uso raccolta dentro un secchio, serviva per pulire il pavimento e poi, strizzata dallo strofinaccio, si versava sul solco piantato a cipolla. E così ci fermiamo per fare un sorriso. Siamo due persone che hanno tenuto da conto le gocce. Queste parti, sotto qualche montagna delle Dolomiti. Così mi portavano i miei genitori da bambino lì. Questo è stato l'inizio e poi ho avuto un avviamento verso i confronti delle montagne, grazie sempre a mio padre, che pur essendo lui napoletano, durante la guerra si arruolò nel corpo degli alpini, andò in montagna, sul fronte orientale, ed è tornato da quell'esperienza infame, maledetta, portando solamente un sentimento di gratitudine nei confronti delle montagne. Quelle gli hanno salvato un pezzetto di quel tempo buttato via. E così questa gratitudine è passata, è stata trasmessa anche a me. E quando mi sono trovato intorno ai miei 30 anni a bazzicare le montagne per il periodo festivo, ho cominciato a scalarle qui, Dolomiti appunto, le Dolomiti. Non si tratta semplicemente del fatto che mi sono capitate così sotto mano, è che sono proprio particolarmente belle, ma la bellezza non è una quinta, non è una scenografia, è una forza di natura, esiste una forza di natura che produce bellezza. Io vengo da un golfo, quello di Napoli, che è celebrato per essere strepitosamente attraente, ma quel golfo è stato cesellato, fabbricato, costruito da catastrofi, eruzioni, terremoti. Questa è per noi la bellezza, una forza di natura che spinge dal basso verso l'alto ed è pronta a buttarci i gambi all'aria, non è lì per accoglierci, per prenderci sotto braccio, per vezzeggiarci, è una forza estranea a noi, e però produce bellezza, oltre che distruzione produce anche bellezza. E allora queste montagne contengono questo grano di bellezza che è dovuto dall'energia che la della terra che le ha sollevate. Si sa che la terra, attraverso delle zolle che si sovrappongono, che si urtano, producono delle montagne, ma questa spiegazione a me non basta, perché questa energia che scaturisce dal fondo della terra e che produce le montagne e produce terremoti e produce eruzioni, produce bellezza. La bellezza è necessaria alla natura. Questo è il mistero che mi riguarda di più. Dunque, la testimonianza che abbiamo sentito ora di De Luca è a favore della natura. Io sono onorato stasera di essere qui, rappresento il Cinecircolo Maurizio Grandi. Il tema è la libertà di espressione, la libertà di parola. La parola è il termine ultimo
si dà voce al pensiero. La parte fondamentale della parola appunto è il pensiero. Bisogna coltivare, bisogna seminare bene, perché il pensiero è fondamentale. Noi abbiamo una grande responsabilità come genitori, dobbiamo insegnare ai nostri figli, dobbiamo dare a loro la parola, imparare ad ascoltarli, non zittirli, anche contraddirli sì, però ascoltandoli noi come genitori impareremo molto da loro, e loro a loro volta in seguito potranno fare anche la stessa cosa con una volta genitori. I figli bisogna rieducarli ad ascoltare realmente quello che ha valore. È un mio cruccio, un mio pensiero, ma io ho un'accusa contro i media, contro le televisioni. Bisogna ritornare ad andare a letto con i bambini, a leggere le favole come facevano i nostri nonni, i nostri genitori con noi. Solo così si può coltivare la libertà di parola, ma più che libertà di parola, la libertà di pensiero puro, perché le immagini annientano, azzerano completamente il pensiero e la creatività. Sono i libri, la lettura che danno la possibilità di crescere. Noi, mi viene in mente un po', sono un appassionato di musica e di cinema. Negli anni 60, noi veniamo da una generazione dove negli anni 60 e negli anni 70 hanno lottato, hanno costruito molto, e nell'ultimo ventennio l'hanno proprio completamente disintegrato. Io ricordo anche un programma televisivo degli anni 60 famosissimo, l'Ed Sullivan Show, dove artisti famosi, gruppi importantissimi come i Doors, come i Rolling Stones, erano invitati nello studio e gli imponevano di di cambiare alcune parole dei loro testi. La censura annienta la libertà in toto a 360 gradi. Mi viene in mente anche un film che io lo trovo attualissimo ai giorni d'oggi, del grande François Truffaut, Fahrenheit 451. In Fahrenheit i libri venivano bruciati, venivano distrutti, la stessa cosa oggi paradossalmente stanno facendo con noi, lo stanno facendo con la televisione, lo stanno facendo con i media, ci impongono i loro canoni, ci impongono il loro pensiero, e noi non siamo, ci sentiamo liberi ma non lo siamo, perché abbiamo paura, abbiamo timore di dire forse realmente quello che pensiamo. Non dobbiamo fare... Questo ce lo dobbiamo ricordare e dobbiamo essere da insegnanti ai nostri figli, perché il futuro sono loro. Io stasera vedo che c'è qualche bambino qui in piazza e sono felicissimo di questo. Diamo spazio a loro, ritorniamo a leggergli le favole, facciamogli parlare, facciamoli stare poco sui videogiochi, facciamoli stare poco alla televisione, perché noi molte volte, è una responsabilità che mi prendo pure io e abbiamo tutti, con i nostri problemi, per non stare con loro li piazziamo davanti a questo schermo, a questo televisore, li lasciamo per ore lì. Annientiamo completamente il pensiero, allentiamo completamente la crescita mentale, la creatività e la parola reale dei bambini. Io ripeto, ringrazio tutti i presenti, volevo solo concludere leggendovi un passo di Fahrenheit 451. Prima di questo volevo solo dire una cosa: il sabotaggio non sempre è sbagliato come pensiero. La storia ha insegnato che il tempo dà ragione. Ricordiamoci Rosa Parks, ha sabotato le linee in America, perché veniva messa nelle linee americane, quando venivano messi i neri, ora i negri come li chiamavano allora, alla fine degli autobus, e i bianchi dovevano stare in testa. Lei ha avuto il coraggio e la forza di ribellarsi, e dietro questo gesto finalmente anche gli americani, il mondo intero, ha capito che l'integrazione è fondamentale. Il passo che io volevo leggere di questo film Fahrenheit 451 di Truffaut
è stato tratto da un libro di Ray Bradbury, che è un libro che è arrivato, è uscito negli anni 50 ed è stato pubblicato in Italia in due parti dalla rivista Urania, sempre a metà degli anni 50. Per chi ha visto il film ricorda che c'erano dei vigili del fuoco che paradossalmente, invece di spegnere le fiamme, davano fuoco ai libri. C'è un passo dove il comandante dei vigili dice a Montag, che è il protagonista del film, gli dice: stammi a sentire Montag, a tutti noi una volta nella vita, nella nostra carriera, viene la curiosità di sapere cosa c'è in questi libri. Ci viene come una specie di smania, vero? Beh, dai retta a me, Montag, non c'è niente lì, i libri non hanno niente da dire. Grazie. Non è la prima volta che ci fa di questi scherzi Francesco Presta, dice non voglio parlare, non so che dire, poi insomma va dritto al cuore delle questioni. Ha parlato di televisioni, io ne approfitto senza entrare nel merito di un discorso che sarebbe anche più ampio, non da fare in questa sede, approfitto per ringraziare anche Telediamante, perché oltre a Cal News che ci manda in diretta streaming in tutto il mondo, e stiamo già ricevendo messaggi che questa manifestazione è seguita oltre i confini della nostra regione, ringraziare Telediamante che ci darà la possibilità poi di rivederla con calma magari da casa negli orari che ci comunicherà di seguito. Io proseguo con le citazioni con una di Piero Calamandrei al discorso sulla Costituzione nel 1955. La libertà è condizione ineliminabile della legalità. Dove non vi è libertà non può esservi legalità. E a proposito di libertà, i prossimi video che vedremo, i prossimi spezzoni che vedremo, sono incentrati sul tema dell'amore, che insomma come forma di libertà credo che non abbia bisogno di ulteriori parole. Quando saremo due saremo veglia e sonno, affonderemo nella stessa polpa come il dente da latte e il suo secondo. Saremo due come sono le acque, le dolci e le salate, come i cieli del giorno e della notte, due come sono i piedi, gli occhi, i reni, come i tempi del battito, i colpi del respiro. Quando saremo due non avremo metà, saremo un due che non si può dividere con niente. Quando saremo due, nessuno sarà uno. Uno sarà l'uguale di nessuno, e l'unità consisterà nel due. Quando saremo due, cambierà il nome pure l'universo. Diventerà diverso. Piano. L'asina ha spatacchiato forte le orecchie. È stato un applauso di bestie, il primo benvenuto al mondo di Gesù, figlio mio. Non ho chiamato Iosef. Gli avevo promesso un figlio all'alba, ed era ancora notte. Fino alla prima luce, Gesù è solamente mio. È solamente mio. Voglio cantare una canzone con queste tre parole e basta. Stanotte, qui a Betlemme, è solamente mio. Succhiava e respirava la mia sostanza e l'aria. Non potrai avere niente di più bello di questo, bimbo mio. Il respiro di una notte di Kislev scarsa di luna te lo offre la tua terra di Israele. Il succo di madre pianta lo spremi tu da me. Questo è il meglio che potremo darti, la tua terra ed io. Fuori c'è il mondo,
padri, le leggi, gli eserciti, i registri in cui scrivere il tuo nome, la circoncisione che ti darà l'appartenenza a un popolo. Fuori c'è odore di vino, fuori c'è l'accampamento degli uomini. Qui dentro siamo solo noi. Un calore di bestia ci avvolge e noi siamo il riparo dal mondo fino all'alba. Poi entreranno e tu non sarai più. Albume, uovo, pesci, le ere sconfinate della terra ho attraversato nella tua placenta. Fuori di te sono contato a giorni. In te sono passato da cellula a scheletro. Un milione di volte mi sono ingrandito. Fuori di te l'accrescimento è stato immensamente meno. Sono sgusciato dalla tua pienezza senza lasciarti vuota, perché il vuoto l'ho portato con me. Sono venuto nudo, mi hai coperto. Così ho imparato nudità e pudore, il latte e la sua assenza. Mi hai messo in bocca tutte le parole, a cucchiaini, tranne una, mamma. Quella l'inventa il figlio sbattendo le due labbra. Quella la insegna il figlio. Da te ho preso le voci del mio luogo, le canzoni, le ingiurie, gli scongiuri. Da te ho ascoltato il primo libro, dietro la febbre della scarlattina. Ti ho dato aiuto a vomitare, a friggere le pizze, a scrivere una lettera, ad accendere un fuoco, a finire le parole crociate. Ti ho versato il vino e ho macchiato la tavola. Non ti ho messo un nipote sulle gambe, non ti ho fatto bussare a una prigione, non ancora. Da te ho imparato il lutto, è l'ora di finirlo. A tuo padre somiglio, a tuo fratello, non sono stato figlio. Da te ho preso gli occhi chiari, non il loro peso. A te ho nascosto tutto. Ho promesso di bruciare il tuo corpo, di non darlo alla terra. Ti darò al fuoco, fratello del vulcano che ci orientava il sonno. Ti spargerò nell'aria dopo l'acquazzone, all'ora dell'arcobaleno che ti faceva spalancare gli occhi. Dei pesci, degli uccelli, dei mammiferi, neanche nel sorriso accennano alla piega obliqua. È orfana, a 14 anni e presto partorisce. Vive in una stanza che era di stalla per l'asino e ora è per lei. Il proprietario è partito per l'Australia. La casa è infitto una coppia olandese tutto l'anno. La stalla è per Irene. C'è un letto di pietra e un materasso di foglie secche di cespuglio. Crescono pochi alberi, bassi per via del vento che li piega. Stanno ancorati al suolo con le radici che s'attorcigliano alle pietre. Se sradicati, mostrano all'aria la sconfitta della loro presa. Così pure dalle isole greche ripartono per l'emigrazione. Gli uomini sono simili agli alberi. Erano tornati a casa dai mestieri lontani, adesso rivanno dove trovarono una buona sorte. Da giovani lavorarono a bordo di navi mercantili, sbarcarono in Australia di notte abbandonando il turno, sono stati braccati, hanno usato ogni risorsa, dall'umiltà al coltello. Qualcuno di loro mi racconta: abbiamo la stessa età, la stessa dose di fortuna che ci permette un sorso di vino sulla terrazza di un'isola greca. Tornare adesso all'emigrazione è un salto nel buio, meno profondo e in cambio più amaro. Essere espulsi due volte fa male alle ossa. Il Mediterraneo per noi è un buttafuori. Per quelli che l'attraversano, ammucchiati e in piedi, sopra imbarchi d'azzardo, il Mediterraneo è un butta dentro. A largo d'estate si incrociano zattere e velieri, i più opposti destini. La grazia elegante e indifferente di una vela gonfia e pochi passeggeri a bordo sfiora la scialuppa degli insaccati. Non risponde al saluto, all'aiuto. La prua affilata apre le onde a riccioli di burro. Dalla scialuppa la guardano sfilare senza potersi spiegare perché. Inclinata su un fianco non si rovescia, affonda, come succede a loro. Qualcuno di loro sorride a vedere l'immagine della fortuna. Qualcuno di loro ci spera di trovare un posto in un mondo così. Qualcuno di loro dispera di un mondo così. Signore e signori, buonasera e benvenuti.
Stasera sono veramente molto, molto emozionato perché non suono la chitarra dal vivo da circa 6-7 anni, quindi questa è l'occasione per ritornare, quindi vi ringrazio e vi chiedo perdono se le mie insomma mani si inciamperanno un po' sui tasti e tra le corde, ma insomma abbiate pazienza e siate cordiali con questa mia emozione. Anche perché è doppiamente rafforzata dall'essere in compagnia di una persona veramente speciale, che per me è un fratello, è un artista che ormai insomma riconosciuta, la sua arte è riconosciuta a livello nazionale, canta con i più grandi, in tour con Mario Biondi in modo costante, ha duettato con Michael Bublé, insomma dischi, suona con i jazzisti migliori d'Italia e dell'estero, e lui è Walter Ricci. Grazie. Grazie mille, grazie per l'accoglienza. Grazie. In questo primo set presenteremo due brani, il primo è dei Beatles di John Lennon e Paul McCartney, si chiama Blackbird, e il secondo faremo un brano di Bob Dylan, il racconta storie per eccellenza, si chiama The Times They Are Changing, quindi buon ascolto e grazie. Changing.
sympathizing with your pain. And keep your eyes wide, the change won't come again. And don't speak too soon, for the wheels didn't spin. And there's no telling who that is naming. For the loser now, we'll be later to win. For the times, they are changing. Come senator, congressman, please head a call. And don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that's get hurt will be who will stay. There's a bottle outside and it's in its fridging. It should shake your windows and rattle your walls. For the times, they are changing. Come mothers and fathers throughout the land. Young creatures with you can't understand. Your son and your daughter are beyond your command. Your older road is replete again. Please get out a new one if you can lift your hand. For the times, they are a change. Grazie, grazie a Sergio Gimigliano e Walter Ricci. Come dicevamo prima, ci sono state tante persone che avrebbero voluto essere qui e in qualche modo lo hanno fatto. Vedremo più avanti dei videomessaggi. Adesso voglio leggervi due testimonianze, due messaggi di due registi che sono Cristiano Anania e Daniele Gribari. Anania ci scrive: aderisco con grande gioia a questa iniziativa. Libertà ed espressione sono due parole che viaggiano assieme, incontrandosi sempre durante il loro cammino. Guai se queste due rette viaggiassero solo parallele. Non può esistere espressione senza libertà, né libertà senza espressione. In un mondo sempre più frenetico, in cui l'altro è sempre più spesso un nemico, il confronto è l'unica occasione per non tramutare la differenza in diversità. Perciò che si parli e che si scriva, e che lo si faccia con la massima libertà possibile, sempre. E poi c'è Daniele Gribari, conosciuto regista, ha girato anche qui uno o due film, se non ricordo male, e ci scrive: libertà di opinione dovrebbe essere un diritto, non un privilegio o addirittura un reato. Siamo in un paese in cui ogni messaggio è spesso pilotato. L'opinione libera fa la forza di un paese che vuole definirsi democratico. Quindi siamo italiani, ma combattiamo per i nostri ideali, perché attraverso quelli forse un giorno torneremo a conquistare un'identità nazionale e una vera fiducia nel nostro paese. Viva l'Italia, ma che sia libera. E adesso, prima di tornare ad ascoltare Sergio e Walter, vi lascio nuovamente a Henry De Luca. Siamo di numero raddoppio a ogni casa di scacchiera, pastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra. Non potete contarci, se contate aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia nel sacco. Nessuna polizia più,
può farci prepotenze, più di quanto già siamo stati attesi. Faremo servi, i figli che non fate, nostre vite saranno i vostri libri di avventura. Portiamo Omero e Dante, il cielo, il pellegrino, l'odore che persiste, l'uguaglianza che avete sottomesso. Da qualunque distanza arriveremo a milioni di passi, chi va a piedi non può essere fermato. Voi siete l'alto, la cima pettinata del pianeta. Noi siamo i piedi e vi reggiamo l'inteso. Rastrichiamo le strade, spariamo la neve, battiamo i tappeti, arrisciamo i prati, raccogliamo il pomodoro e l'insulto. Noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo. Uno di noi, a nome di noi tutti, ha detto: non potete sbarazzarvi di me. Va bene, noi, ma in 3 giorni resuscito e ritorno. Penso che il silenzio oggi sia come un disturbo del comportamento. Se un bambino sta zitto lo portano dallo psichiatra, insomma, lo cercano di cambiare. Io ho avuto la fortuna di potermi restare zitto senza che nessuno si è preoccupato del fatto che stavo zitto. Erano tempi più comodi, insomma, i miei, più adatti a questa buona disposizione. Però oggi, insomma, il silenzio è considerato un disturbo. Noi siamo in un'epoca rumorosa, certo, ma abbastanza ciarlatana per quello che riguarda la parola. È una parola che può essere smentita il giorno dopo, che non solo la parola politica, la parola pubblica, ma anche la parola privata. Un giorno uno dice io ti amo e il giorno dopo non ti ama più. C'è un uso pubblicitario della parola, deve semplicemente fare l'effetto di conquistare il cliente in quel momento. Non porta responsabilità del suo prodotto, non porta consistenza e conseguenza. Allora per me la scrittura sacra è il posto dove la parola contiene il suo massimo risultato di efficacia. In quella scrittura sacra leggo: e disse Elohim sia luce, anzi dice sarà luce, e disse Elohim sarà luce, al verso terzo. E a chi lo dice? Che bisogno ha di dire? Non c'è nessuno, se lo dice a se stesso, deve dirlo. Deve dire, perché solo attraverso la sua parola che avviene la luce. È la sua parola che innesca quella potenza e quella energia. E tutti i 6 giorni della creazione sono preceduti dalla dichiarazione della divinità che dice quello che si deve fare, quello che va fatto. E solo è la sua parola che fa avvenire quella cosa. È quella sua parola che porta la responsabilità e le conseguenze di quello che sta dicendo. È la sua parola che è creatrice. E cosa deve fare, secondo lei, oggi la generazione degli adulti per venire incontro ai giovani? Stare in ascolto. La gioventù ha bisogno di dire, di parlare, di gridare, anche di stare zitti, anche il silenzio. Della gioventù è un silenzio eloquente che va ascoltato. Io sto alla finestra, sono di una generazione scaduta. Sto alla finestra a vedere quello che riuscite a combinare voi. Ci rivolgiamo a noi stessi per cercare di stare al passo di cambiamenti che avvengono indipendentemente dalla nostra buona o cattiva volontà. Chiamiamo ondate, i nostri poteri chiamano ondate questi viaggi dell'immigrazione. Bene, i poteri spacciano vocabolario falso,
Dicono ondate con l'intenzione di suggerire che alle ondate vanno opposti degli scogli, delle barriere. E invece non sono ondate, sono flussi. Flussi, allora se la vedi dal punto di vista del flusso, chi vorrebbe strozzare un flusso? Un criminale strozzerebbe un flusso. Eppure si tratta proprio di questo, di flussi, di nuove energie, di nuova vita che viene a rinnovare la circolazione stantia delle nostre energie. La politica ha un ritardo mentale, incallito ormai, dovrebbe essere l'arte di immaginare il futuro, è diventata l'arte di amministrare il presente e ha perso anche questa caratteristica. È un'arte di rallentare i flussi del presente, di essere in ritardo su questi flussi. Quindi non mi meraviglio della nostra incapacità di intendere e volere dal punto di vista dei poteri costituiti, e però questi cambiamenti avvengono lo stesso. Nessuno sbarramento può evitare il passaggio, la trasformazione del nostro mercato del lavoro e l'abbondanza di viaggi e di viaggiatori dell'emigrazione. E poi aumentano la nostra varietà. Noi siamo stati una grande civiltà, noi del Mediterraneo, perché siamo stati misti, mischiati, rigirati da popoli che ci hanno attraversato e ci hanno cambiato i connotati. Sta succedendo di nuovo e questa è semina. Un pensiero di Henri De Luca tratto dal libro Alzaia. Indifferenza. Nel mio vocabolario personale, alla parola indifferenza, ho scritto incapacità di distinguere le differenze. Indifferenza non è infischiarsene del mondo, piuttosto un disturbo della percezione, per cui non si riesce a distinguere la differenza tra la realtà e messa in scena. Si assiste da inerti a una violenza, a una disgrazia, perché si crede di essere a una rappresentazione, gratis, in cui si è tenuti ad agire da spettatori. E non si è mai visto uno che dal pubblico salti in palcoscenico per impedire a Otello di uccidere Desdemona. Chi si crede spettatore si gode lo spettacolo. L'indifferenza è un disturbo opposto a quello di Don Chisciotte, che si mischiava di tutti i fatti e dei guai degli altri. Anche lui distingueva male la realtà, soffrendo però di interventismo estremo. Irrompe anche in uno spettacolo di marionette, facendo una strage di pupazzi, credendoli nemici. Prende lo spettacolo per realtà e mai si contenta d'essere spettatore. In ascolto dei notiziari televisivi, bisognerebbe sciacquarsi un po' gli occhi con il febbrile collirio di Don Chisciotte, sentirsi un po' meno spettatori, un po' meno membri di una audience e un poco membri di una cavalleria errante e irritabile. Uno dei verbi di Elohim nella creazione è dividere, distinguere, e distinse, divise Elohim tra luce e tenebra. E ci fu distinzione, divisione, tra acque, e altri ancora. La creazione procede per divisione a due, per biforcazioni, come il sangue dal cuore. Chi non sa distinguere inceppa il lavoro della creazione, che non si è esaurito nei 7 giorni. L'indifferenza è un torto contro il creato, non contro la società. Henri De Luca. E adesso Sergio e Walter Ricci. Roberto Musolino. Grazie. Grazie. Bene, niente, sono coinvolto, se vogliamo. Però da qua meglio. Beh, sono abbastanza coinvolto, insomma, anche parte dalle parole pazzesche di questo grande autore che è Henri De Luca.
anche un po' perché sono napoletano, insomma, sono un conterraneo suo, quindi sono particolarmente, dicevo, emozionato e coinvolto. Sono felice di star suonando questa sera per voi e per questa motivazione importante, e credo io lo stia facendo con una persona che dà tanto alla cultura, all'arte, alla musica in particolare, che è il mio fratellone Sergio Gimigliano. E suoniamo un brano che spesso cantava Donny Hathaway o magari Marvin Gaye, che si chiama What's Going On. Grazie. Grazie.
grazie. Grazie, grazie, grazie. Ora terminiamo il nostro set con una canzone di Carole King, resa famosa da uno dei più grandi, James Taylor, che Roberto amiamo particolarmente, Roberto Musolino. Però voglio fare una dedica ad un amico carissimo che purtroppo oggi ha perso un suo caro, un suo zio. Quindi insomma un abbraccio grande a Antonio Cauteruccio. Quindi vi lasciamo con Walter Ricci, ancora un applauso per Walter Ricci. Sergio Gimignano. You got a friend, you got a friend. Yeah.
Sergio Gimigliano e Walter Ricci. Io voglio ringraziare tutti voi che siete ancora qui con noi, nonostante c'è una leggera brezza. Vi invito a rimanere perché non la porteremo ancora tanto per le lunghe, però ci sono cose ancora interessanti da fare. Ringrazio nuovamente Sergio e Walter, li invito a liberare la postazione, invito nel frattempo il Tonight a prendere posto, grazie a voi. Nel frattempo, come dicevamo prima, abbiamo avuto diversi videomessaggi di persone che vogliono partecipare, adesso brevemente uno per uno ve li proporremo. Allora, il primo è Alessandro Porzio ed è un regista che ci manda questo messaggio. Claudio. No, un messaggio questo. Questo è un messaggio. A proposito del silenzio. Silvia Cannarozzi, che è una filmmaker, ci manda questo contributo. La libertà di opinione. Allora, secondo me il problema vero della libertà di opinione non è tanto il poter dire quello che si pensa, quanto il venire ascoltati e soprattutto ascoltare quello che gli altri ci dicono. Abbiamo adesso un amico, un giovane attore, diciamo così, a chilometro zero lo possiamo chiamare, Leonardo Gambardella. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Gambardella, purtroppo non posso essere a Diamante per questa iniziativa, non credo molto, perché sono a Roma a lavorare con un gruppo di attori a un seminario che si chiama Per liberare la voce naturale. Si tratta di una serie di esercizi fisici, mentali, emotivi, per liberare il contenuto emotivo che ciascuna voce possiede e comunicarlo al pubblico. E mi sembra che questo lavoro in qualche modo abbia a che fare anche con questa giornata in cui si parla di libertà di espressione, e noi che lavoriamo a liberare la comunicazione all'interno del corpo degli attori, renderci conto che poi ci sono delle altre barriere sociali che sono così forti e che impediscono la libertà di espressione, fa pensare. Così il lavoro lo sto conducendo insieme a Susan Main, che viene da Istanbul, e in questi giorni il pensiero va anche ai ragazzi di Gezi Park che protestano in Turchia contro altre restrizioni alla libertà. Quindi complimenti a chi ha organizzato questa giornata, e spero che questo mio contributo possa in qualche modo arricchire questa giornata di riflessione. Grazie a tutti voi. Grazie Leonardo Gambardella. Un messaggio anche dai Calamu, un gruppo ormai che ha travalicato i confini nazionali. Ciao, siamo i Calamu. Anche noi vogliamo manifestare solidarietà a Henry De Luca. Per un semplice fatto: esprimere un'opinione, un'idea, non è terrorismo. Semplice, breve e conciso. Abbiamo Alessandro Meringolo, che è un altro regista, che ci ha mandato questa testimonianza, è un attore. Un attore senza voce adesso. Vabbè, c'è un labiale di Alessandro Meringolo, non importa. E adesso vi facciamo un esperimento, perché ci hanno mandato anche un messaggio audio via WhatsApp. Proviamo a far questo esperimento con Gabriella Di Luzzo. Vabbè, esperimento fallito. I Tonight. Luigi!
fuori programma, abbiamo sempre con noi una guest star. E questa sera c'è un tipo abbastanza figo che suona uno strumento altrettanto figo che è il sassofono. E chiamerei qui con noi Rossano Brazzi White. Giuseppe Pane Bianco. Yeah.
Ok, noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo. Spero che il nostro amico resti ancora un po' con noi. È una canzone italiana. E non a caso ho scelto questa canzone. Rappresenta un po' quella che è l'Italia oggi, quello che è il nostro paese. Un po' manca un po' di poesia in quest'Italia. Si pensa più alle tasse, ai soldi. Questa si chiama Svegliatevi italiani, una canzone di Alessandro Mannarino. Thank you.
Grazie. Tonight e Giuseppe Pane Bianco, vi facciamo prendere un po' di fiato, perché adesso ci propone lui una cosa sua, velocissimamente. Abbiamo altri tre contributi da farvi vedere. Un video messaggio di un audio messaggio dell'attore Antonio Fulfaro di Belvedere Marittimo, poi l'esibizione di Giuseppe e poi andiamo a chiudere, quindi vi chiedo altri 10 minuti di pazienza, sperando che sia stata una serata di vostro gradimento. Ci abbiamo Fulfaro al volo? No, sì, un po' sì, grazie. Ai vostri giornali non chiedo di sostenere l'amministrazione, chiedo invece il vostro aiuto nel fondamentale compito di informare e mettere in guardia il popolo americano. Nutro infatti un'assoluta fiducia nella risposta e nella fedeltà dei nostri cittadini, a condizione che siano completamente informati. Non solo non potrei soffocare le voci di dissenso fra i vostri lettori, le auspico. Questa amministrazione vuole essere trasparente nei propri errori, perché come disse un saggio, un errore non diventa madornale finché non rifiuti di correggerlo. Vogliamo assumerci la piena responsabilità dei nostri errori e auspichiamo che voi li indichiate quando manchiamo noi di farlo. Senza dibattito, senza critica, nessuna amministrazione e nessun paese può avere successo, come nessuna repubblica può sopravvivere. E questo il motivo per cui il legislatore ateniese Solone definì un crimine per ogni cittadino rifuggire dal dibattito. Ed è questo il motivo per cui la nostra stampa era protetta dal primo emendamento, l'unica attività in America specificatamente protetta dalla Costituzione, che non serve per divertire e intrattenere, per enfatizzare il triviale e il sentimentale, o semplicemente per dare al pubblico ciò che vuole, ma per informare, risvegliare, per riflettere, riconoscere i nostri pericoli e le nostre opportunità, segnalare le nostre difficoltà e le nostre scelte, per guidare, plasmare, istruire e a volte persino per fare infuriare l'opinione pubblica. Questo significa maggiore attenzione e maggiore analisi delle notizie internazionali, perché non c'è più nulla di lontano ed estraneo, ma tutto è vicino e ci riguarda. Significa fare più attenzione al capire le notizie e al perfezionarne la divulgazione. E significa che il governo, a ogni livello, deve onorare il proprio dovere di fornire più informazioni possibili al di fuori dei più stretti limiti della sicurezza nazionale. E questo intendiamo farlo. All'inizio del XVII secolo, Francis Bacon commenterò tre recenti invenzioni che stavano cambiando il mondo: la bussola, la polvere da sparo e la stampa. Ora che i legami tra le nazioni tracciati all'inizio dalla bussola ci hanno resi tutti i cittadini del mondo, le speranze e le minacce del singolo sono diventate le speranze e le minacce di tutti noi. I tentativi di vivere insieme, l'evoluzione della polvere da sparo fino agli estremi, ha messo in guardia l'umanità sulle terribili conseguenze di un fallimento. Ed è quindi alla stampa, biografa delle imprese dell'uomo, custode della sua coscienza, foriera delle sue notizie, che ci rivolgiamo per avere forza e sostegno, fiduciosi che con il vostro aiuto l'uomo diventerà ciò per cui è nato, libero e indipendente. Era il discorso di John Fitzgerald Kennedy, secondo molti il discorso che poi ne causò l'omicidio. Giuseppe Panebianco con un esperimento che adesso ci spiegherà lui meglio. Marcello, Marcello ha scritto una cosa.
Eccoci. Allora, signori, buonasera a tutti. Grazie. Leggo perché perché si legge, niente, si legge e si improvvisa, facciamo poi un po'. Ringrazio chi di cuore e col cuore ha organizzato questa serata bellissima, bellissima, perché sono quelle serate che restano nel cuore di tutti, quindi è bello. E ringrazio i due amici Diego e Piero che mi hanno invitato a suonare con loro, quindi, visto che già qualche nota l'ho fatta, dimezzerò le mie due bizzarre composizioni che avevo preparato per questa sera. La prima composizione si intitolava Omaggio burrascoso alla libertà di espressione, crescente, si do. La seconda composizione si intitolava Omaggio soave alla libertà di espressione, decrescente, do, si. Ve le faccio sentire brevemente e poi vi integrerò con un passo. Siete qua, non andate via. Un passo. Questa è la burrascosa crescente. Si do, quindi sono costretto a fare solo due note. Che stessi bizzarrando, ironizzando e scherzando come il grande Re De Luca molto spesso non viene ritratto, perché lui è un grande uomo, ma è un grande ironico, è un grande sarcastico, è un grande provocatore, quindi spesso anche lui provocava e combatteva con tutte le sue armi fisiche e intellettive per fare le sue battaglie, quindi alla grande. Volevo soltanto un attimino fare una breve analisi del testo che ho preparato così per voi. Le note, ne ho messe qualcuno in più, però comunque le note in questione erano il si e il do. Analizziamole solo un secondo dal punto di vista sintattico italiano. Il si, cosa può essere? È una targa automobilistica, è una sigla internazionale, è il nome di uno storico motorino della Piaggio, il famosissimo si. La chimica vi individua il silicio con queste due lettere. La politica è un partito. Il si rappresenta un'importante divinità mitologica moicana, una divinità lunare, tra l'altro la luna è lì, quindi stasera ci accompagna. E tante, tante, tante altre cose. Ma più di tutto il si è un breve, è una breve e una semplice parola che scandisce incredibili stati d'animo legati all'apertura, all'accoglienza, alla condivisione, all'accettazione. Il sì afferma, spalanca, apre, apre le porte, apre i cuori e le menti. Il no le nega, le chiude. E credo sia anche per questo che il sì sia una delle sette meravigliose note musicali che quelli che si definiscono più o meno correttamente musicisti utilizzano. Passiamo al do adesso. Il do, un attimo che bevo, scusate. I chitarristi in questo sono facilitati perché possono fare due cose. Il do, anche lui, bellissima nota al maschile, quindi noi maschietti lo adoriamo ancora di più. È il singolare maschile del verbo dare, uno dei miei preferiti. Dare, darsi, donarsi. Essere generosi nei pensieri e abbondanti nelle azioni. Il sì e il do insieme sono una coppia perfetta, insomma. Ironicamente diciamo che è una coppia che a volte
tra i giovanotti più cattivelli, dissacranti e maliziosi, diventa un trio con l'aggiunta di un'altra fantastica nota, il La. Così a formare un arpeggio stampato molto spesso sulle magliette di indomabili esportatori di mascolinità italica. Ma questo è un altro discorso. Stasera parliamo di libertà. Di libertà che è una parola infinita. Libertà, gridò con forza, con le ultime forze rimaste di William Wallace prima di essere decapitato. Noi siamo qui oggi a combattere da uomini macedoni liberi, furono le parole, le ultime parole con cui Alessandro Magno conquistò la mitica battaglia di Gaugamela. Libertà dunque, questa parola immensa, infinita, che supera qualsiasi orizzonte, attraversa i secoli, una parola che ha spinto a combattere, a morire, a rialzarsi, ad alzare l'asticella delle proprie aspettative e la consapevolezza dei propri diritti, nel tempo, in ogni tempo. Una parola, un estimabile valore, forse quello che io personalmente amo di più, la più intensa delle spinte evolutive, e proprio per questo quella che più spaventa, quella che più di ogni altra è sempre stata e credo purtroppo sempre sarà ostacolata e combattuta da chi la strumentalizza, da chi la offende e da chi la teme. La libertà attraversa la storia, attraversa la filosofia, attraversa le arti e le religioni, ma soprattutto attraversa i cuori e le menti sensibili di ogni epoca, e sebbene è sempre ben nutrito l'esercito di chi le va contro, è altrettanto passionale e motivata la truppa di chi la difende, la ama e la vive. E stasera siamo una truppa bellissima. Ho scelto adesso di leggere un brevissimo testo di Harry, uno che parla di libertà e del suo profumo nella dimensione della magica notte. È bella di notte la città, c'è pericolo ma pure libertà, ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori, stanno aperte le osterie, le friggitorie di caffè, ci si saluta, ci si conosce, ciao, ciao, tra quelli che campano di notte. Le persone perdono nei vizi la notte e la luce del giorno accusa, mentre nell'oscuro della notte, dalla soluzione, escono trasformati, escono gli uomini trasformati, gli uomini travestiti da donne, perché così dice la natura. Di notte nessuno può aver paura, nessuno scoccia questi poveri uomini che girano, che sono liberi di fare ciò che vogliono, nessuno chiede di conto di notte, escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti. È una tasca rivoltata la notte nella città. Escono pure i cani, quelli senza casa, aspettano la notte per cercare gli avanzi. Quanti cani riescono a campare senza nessuno? Di notte la città è un paese civile. La notte la città è profuma di libertà. Termino, ho finito, giuro, con una frase che ho letto oggi e che mi ha toccato il cuore, dedicata ai bambini. Sono un nipotino di tre meravigliosi bimbi. I desideri dei bambini danno ordini al futuro, il futuro è ordinato dai bambini, e sono perfettamente d'accordo. Quindi un pensiero a tutti i bambini nel mondo, e visto il giorno, un pensiero meraviglioso e geniale al bambino più romantico, sensibile e geniale che io abbia mai conosciuto. Massimo Troisi, un bacio. Allora, ecco, ma raccomando, lo sapevi io, stai tranquillo, con l'educazione. Allora, che non siamo a fare conosci, fammi fare un po' canoni. Allora, deggiate la dentro. No, ma non si dove. Allora, caro, aspetta, prima la data. Quanto sarà? Quasi 1500. Tutte le quasi 1500. Sai tu quando l'hai detto? Chi scrive, dai volette a Roma, quasi 2000. La mia testata è quasi 1500. Allora, caro, aspetta, non si scrive subito. Santissimo Savonarola. Santissimo. Come sei bello. Santissimo Savonarola. No, no. Santissimo Savonarola. Quanto ci piace. Quanto ci piace a noi due. Ma io sono il gioco, si esclamativo ce l'avrà.
Allora, se non ci sarà la stessa esclamativa, ma qua scrivi scusa le volgarità. Scusa le volgarità. Che vuoi dire? Sì, ogni cosa è toccata. Ma capace, mi tocca una esclamativa, dice, che è questa cosa qua, l'uomo con il puntino, tu non ci metti mi scuola su, scusa le volgarità. Allora mettiamo la freccia, questa è un'esclamativa, non è un... No, scusa le volgarità. Eventuale. Eventuale, perché sennò... A uscire come righe o no? Perché sennò chi lo diceva? Allora perché mi hanno scritto le volgarità? Se non ci stanno volgarità vuol dire che volevo venire le volgarità, non ci sono riuscito. Scusa, volgarità eventuale. Che? Come va? No, va, non c'è, va. Sono tantissimo, Noi no, lascia vivere Vitellozzo. Lascia, potresti lasciare vivere Vitellozzo. E vuoi? Il cuore. Savonarola! Savonarola. Mo se mi ci spiega per bene, capito? Perché si fa così? Savonarola. No, anche lì lui è proprio uno dei loro. Appunto, che possiamo. Savonarola. Savonarola. Che? E che? Oh! Diamoci una calmata, come dire tutti insieme. Diamoci! No, sbagliato. Diamoci una calmata, eh! Oh! Qua pare che ogni cosa uno non ti può muovere, che questo e quello è pure per te. No, beh, sì, questo e quello. Due persone, personcine. Noi siamo due personcine per bene, non perché non facciamo male, che non farebbero male nemmeno a una mosca. Figuriamoci a un santo come te. Figuriamoci a un santone. Un santone come te. Varrai più di una mosca, no? Guarda, mi metti in competizione. Anzi, già spiego tu. Ciao! No, faccio un saluto per bene, proprio, cioè da peccatore umile, capito? No. Noi ci siamo, cioè ti salutiamo con... Ti salutiamo con... Con proprio, non sappiamo nemmeno... Siamo... Ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo la nostra faccia. Il peccatore, architetto. I tuoi piedi, senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti. Che a faccio ti piedi e si può camminare, ma così tu pensi proprio a te, tu è umile, capito? Bellissima immagine, quella faccia sotto. E puoi muoverti. E puoi muoverti quanto ti pare e piace, e noi zitti sotto. Scusa il paragone, la mosca, il frate, non volevamo minimamente offendere. I tuoi peccatori di prima, con la faccia dove sappiamo. Mai si è detto. Con la faccia dove peccatori, con la faccia dove sappiamo. A concludere, invito Sergio a avvicinarsi per i ringraziamenti finali, oltre a Giovanni Amoroso che ha curato pazientemente la regia, diciamo così, di questa serata, Kai News, Telediamante, Roberto Musolino, tutti coloro i quali hanno partecipato con i videomessaggi, voi che siete stati qui ad ascoltarci. Sergio, un battesimo per questa associazione Diamante la Grande Bellezza, che possiamo dire a noi che siamo stati tra virgolette protagonisti è piaciuto, ma immaginiamo anche chi ha avuto la pazienza di stare con noi. Sì, non ci aspettavamo, a dire la verità, questa accoglienza. Infatti Henry De Luca in una frase dice il grado primo per capire appunto il grado di civiltà di un popolo è quello dell'accoglienza. Quindi questa nuova associazione, che in effetti ancora non si è costituita ma è in corso d'opera, infatti invito tutti quanti a voler partecipare, a voler dare il contributo, a volersi associare, a breve daremo un po' di informazioni al riguardo.
insomma, niente, il nostro intento è proprio questo, quello di lavorare su eventi del genere, di immaginare la nostra città ancora più bella di quella che è, di farla crescere dal punto di vista culturale, di lavorare sull'ambiente, sul turismo. E niente, volevo ringraziare in particolar modo Tonino Grossociponte, che è uno, insomma, dei coautori di questa idea. Naturalmente Gaetano Bruno, che è stato il trade union di tutti questi magnifici artisti e interventi, Giovanna Moroso alla regia video e a grafiche e quant'altro, idee varie, Ubaldo Gambardella, che è defilato ma insomma ha dato una mano grandissima, a tutti gli artisti, al mio amico Roberto Musolino, Diego, Piero, Luca Macalusi, Francesco Presta alle mie spalle, che un po' è stato l'eminenza grigia in tutti i sensi, no? Siamo veramente felici, l'intento nostro era proprio questo qua, cercare di creare qualcosa di bello, e mi sembra che ci siamo riusciti, siamo stati bene insieme, siamo veramente particolarmente felici, grazie veramente di cuore a tutti quanti per aver partecipato, a prestissimo.